Alla richiesta del consigliere comunale di Teramo Gianluca Pomante, che invitava opposizione e dissidenti della maggioranza a recarsi davanti a un notaio per firmare la sfiducia al sindaco Brucchi, si aggiunge un altro no. E il no della consigliera civica Paola Cardelli, che si allinea alla medesima posizione assunta dagli ex alleati del primo cittadino e dal resto della minoranza. In parole semplici, chi vuole sfiduciare Brucchi non deve andare dal notaio, ma in consiglio e pubblicamente votare no al bilancio. La questione di proposta dal volontario che si è fatto strumento del consigliere regionale Gatti perché ha preso di andare dal notaio a dimettersi mi trova assolutamente contraria sia nel metodo che nel merito, perché la sede istituzionale di sfiducia nei confronti di un'amministrazione è il Consiglio Comunale. Esiste una mozione di sfiducia già pronta da giugno e invito ancora una volta tutti i consiglieri della maggioranza, ma soprattutto quelli di Futuro In, a votare questa sfiducia. Per quanto riguarda la mia posizione, sarò in consiglio comunale quando si approverà come già detto precedentemente, quando si presenterà il bilancio, sarò presente e tra l'altro, se come è vero che sembra che il sindaco abbia aderito alla proposta di rimettere in campo la questione di Via Longo, quindi di chiudere quella questione, di chiudere la questione della Tercop e di introdurre nel prossimo programma della Team la sperimentazione della tariffa puntuale, nell'occasione di questo consiglio sul bilancio potrò anche partecipare alla votazione, naturalmente votando no, ma per quanto mi riguarda mantenendo quindi il numero legale.